Eccolo qua. Allora, non è un oggetto per uccidersi, è un oggetto per allenarsi. Allora, se vi devo spiegare la storia, ci faccio notte. Questo è l'attrezzo con il quale io ho iniziato a lavorare a corpo libero e ad allenarmi. Questo per me personalmente è l'oggetto che chiunque si allena o che faccia la parte della pesistica o che faccia la parte del corpo libero, è un attrezzo indispensabile da tenere con sé. Lo puoi portare ovunque. Si rincarta e lo metti in una scatolina, nella sua custodia, bam. L'altra figata qual è? È che lo attacchi da qualsiasi parte. Questo è il modello nuovo. Per farti capire la genialità, ok? Ti vado a far capire cosa hanno messo. Lo prendo 2 secondi e vado a farti capire dove l'ho messo. Mi è sfuggito. Lo vedi sto pezzettino qua? Lo vedi? Bene. Questo serve per attaccare qua e attaccarlo alla porta, quindi metterlo dietro alla porta. Perché? Perché se qualcuno arriva e non sa che ci hai attaccato il TRX alla porta, perché lo puoi attaccare anche a una qualsiasi porta, apre la porta e te mettiti alleni, bam, cadi in terra, ok? Quindi hanno inventato questo pezzettino, che è ovviamente di stoffa, però brilluccica, ok? Quindi anche al buio riesci a vederlo. Lo metti, stum, e sta, regge. Con questo, una valanga di esercizi, lavori tutto il corpo. Non c'è un muscolo che non si muove. Ovviamente, Cornerch ha fatto questa linea, che la differenza è sostanzialmente questa, che invece di sdoppiarsi è un ramo unico, quindi hai ancora meno ingombro, si sdoppia solamente in fondo. Puoi ovviamente tirarlo per allungarlo, quindi fare esercizi a terra, come ti ho fatto vedere, o se no lo puoi stringere e tirare su. Tranquillamente, suspension training è una figata assurda. Cioè non... Questo è 10. Se ti vuoi allenare a casa, tonificazione, ipertrofia, vuoi andare a fare cardio, puoi andare a fare tutto. Vuoi imparare a fare push up in verticale? Con questo puoi. Vuoi fare un plank diverso, dinamico? Puoi farlo. Vuoi fare degli esercizi che non penseresti mai di fare? Lo fai. Perché ovviamente devi partire sempre dalla base. Quindi parto sempre dalla base. Ti aiuta nello squat. Per esempio, se hai dei problemi con le ginocchia, ti può aiutare a lavorare sullo squat. Lo puoi tranquillamente staccare, lasciare magari attaccato solo la parte superiore, lo stacchi e viene via con te. La parte superiore la puoi lasciare attaccata, porti questo con te, lo attacchi alla porta e vai a lavorare. Stimola molto il core stability, stimola molto tutto quello che riguarda gli appoggi monopodalici. Quindi tutto quello che vuoi fare, puoi farlo. Ecco perché per me è un attrezzo indispensabile per chi vuole lavorare a corpo libero. Ovviamente metti questo più un altro attrezzo, più un altro attrezzo, e a quel punto hai fatto bingo. Ti ricordo di iscriverti al canale, perché andremo avanti fino all'infinito con tanti nuovi attrezzi da provare e testare.